Elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Trasmissione autogestita a pagamento. Bentornati negli studi di Tempo Radio. Lo diamo ora al vice sindaco di Castiglione delle Stiviere, l'onorevole Andrea Dara. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. E lo diamo anche ad Erika Gazzurelli, assessora del Comune di Castiglione. Buongiorno e bentornata. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, noi invitiamo sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, anche se è uno spazio autogestito a pagamento, come abbiamo sentito. Il numero per mandare gli sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Poi siamo in diretta streaming, poi si potrà anche rivedere ovviamente questa diretta su YouTube Tempo Radio Live o sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Allora, cominciamo con il vice sindaco Andrea Dara. Le chiediamo quali lavori ci sono in questo periodo. Sì, quali lavori ci sono e quali sono terminati. E quello che, i lavori che sono terminati sono la rotatoria alla Tamoglia, è stata aperta venerdì sera dopo aver rispettato tutti i tempi come da calendario. Una rotatoria importante che ha visto il coinvolgimento e quindi la sinergia tra pubblico e privato, un'opera che era attesa da oltre 25 anni a Castiglione delle Stiviere, finalmente è diventata realtà. Era uno degli incroci più pericolosi, non è solo l'unico, perché ne avremo anche altri, ma magari lo spiegherò più tardi. E quindi bene, perché i tempi sono stati rispettati. Sono finiti nello stesso tempo anche i lavori per il rifacimento della pavimentazione del piano vasca del polo natatorio della piscina comunale di Castiglione Stiviere, una pavimentazione che ha richiesto nel passato un sacco di soldi, di risorse per la manutenzione. Oggi con questo intervento in teoria dovremmo risparmiare molte risorse per il futuro. Sono stati spesi circa 200.000 euro per rifare completamente il tetto del polo natatorio, e sempre in tempi di record, perché i lavori ad esempio per la pavimentazione sono iniziati verso fine aprile. Era una scommessa questa, perché diciamo, il polo natatorio aprirà il 4 di giugno e insomma devo anche qui complimentarmi con le ditte che hanno rispettato tutte le tempistiche del caso. E poi in queste ore proprio ci sono degli interventi importanti, l'installazione delle colonnine elettriche che inizieranno i lavori proprio questo pomeriggio, questa mattina se non ricordo male, finiranno nel fine settimana, verranno installate nella frazione di Gozzolina, nella frazione di Grole, in zona industriale in via Mestri del Lavoro, la fermata degli autobus in via Pisacane e in piazzale Tozza. Poi vabbè, c'è il parcheggio del comune e il magazzino comunale. Colonnine elettriche che installiamo grazie alla partecipazione a un bando di Regione Lombardia, dove ci sono stati finanziati circa 330.000 euro. Sempre è in corso d'opera il collegamento adesso a tutto il sistema di videosorveglianza della fibra ottica, quindi una fibra ottica che potrà essere utilizzata anche dai cittadini di Castiglione e Stiviere collegandosi o facendo la richiesta di collegamento nella propria abitazione per chi non l'avesse. Dall'altro lato invece saranno collegate tutte queste videocamere anche alla caserma di Carabinieri di Castiglione, che in diretta potranno vedere e scaricare immagini per fatti che possono accadere sul nostro territorio. Quindi oltre alla rete wifi che è già partita nelle piazze, Piazza San Luigi, Piazza Dall'O, Parco dei Senzani, Parco Pastore e la zona nell'area di basket o comunque quell'area adiacente al nuovo campo sportivo in sintetico, in queste ore sarà attivata anche a Gozzolina nei prossimi giorni, quindi al parco di Gozzolina e nei prossimi giorni anche nel parco di Grole. Benissimo. Parliamo anche del Castiglione del futuro, vice sindaco, come la vede? Sì, abbiamo diversi progetti, poi magari lascerò la parola anche all'assessore Gazzurelli qui in parte a me, perché diventa difficile in poco tempo spiegare il progetto che abbiamo in futuro, per il futuro. Di cose importanti ne abbiamo veramente tante. La prima innanzitutto è portare avanti le manutenzioni
sul nostro territorio. Voglio ricordare che sono stati fatte manutenzioni per 21 km di strade su 62-63 circa che abbiamo su tutto il territorio, quindi un terzo delle strade è stato riasfaltato completamente. L'idea è di procedere su questa strada, quindi non solo strade ma anche marciapiedi, e ci sono alcuni quartieri dove dovremo rifare alcune reti fognarie, e abbiamo intenzione comunque di aumentare. Abbiamo appena partecipato a un bando di Regione Lombardia per l'installazione di altre 70 telecamere da installare nei quartieri e soprattutto nei parchi, e questo sarà l'amministrazione futura che installerà queste videocamere. Se devo parlare di opere pubbliche, l'amministrazione Volpi ha inserito nel proprio programma elettorale la costruzione di nuove rotatorie. La prima che vi elencherò, anzi le due che vi elencherò adesso, sono già in corso di definizione, sempre con la sinergia pubblico e privato. Parlo della rotatoria in via Gerra e la rotatoria nell'intersezione tra via Verdi e via Solferino. Avrò un incontro settimana prossima con alcuni privati per definire questi progetti. Non da ultimo è nostra intenzione togliere anche altri due impianti semaforici, quindi due incroci pericolosi, che una è quella di San Pietro, diciamo vicino alla vecchia tranvia, e l'altra è quella che è la più richiesta dai nostri concittadini, che è quella presso il centro dei Laghi, diciamo adiacente all'ospedale di Castiglione delle Stiviere. Quella è quella più costosa, perché è quella più grossa come rotatoria, però insomma, 5 anni fa avevamo messo in programma ad esempio la rotatoria in via Portalago, quella in viale Maifreni e quella adiacente alla Tamoil. Ci avevano detto che era un sogno che sarebbe rimasto sulla carta, invece lo vediamo oggi realizzato. Nel programma abbiamo inserito anche queste rotatorie che vi ho appena elencato. Non c'è solo questo, perché vi parlo in questo momento, certo, di opere pubbliche, ma voglio ricordarvi che c'è anche una variante generale al PGT che è in corso, e dove scriveremo e comunque ci impegneremo a descrivere un po' quello che sarà la Castiglione del futuro dal punto di vista urbanistico. Quindi insediamenti produttivi nella zona industriale ovest di Castiglione delle Stiviere. C'è stato un incontro sabato pomeriggio con l'assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi, dove abbiamo fatto presente che la zona industriale di Castiglione delle Stiviere in questi anni si è ampliata fortemente e abbiamo bisogno comunque di un'interlocuzione con Regione Lombardia e anche di un finanziamento da parte della stessa per creare una nuova uscita, una nuova entrata dalla zona industriale. Oggi l'unico ingresso e l'unica uscita che abbiamo è quel cavalcavia che va verso Montichiari, sollecitato un po' troppo dai mezzi pesanti, e va trovata un'altra soluzione. Quindi ci stiamo impegnando nel progettare con questo piano del governo del territorio sia la zona industriale ma anche la zona residenziale di Castiglione delle Stiviere, che deve essere improntata soprattutto sul recupero dell'esistente. Poi, per carità, è giusto che Castiglione si ampli ancora, ma cercando di trovare una forma tipo l'abbattimento degli oneri delle monetizzazioni per recuperare l'esistente che c'è già sul nostro territorio. Mi fermo un attimo, lascio la parola anche, sì, a Erika Gazzurelli, perché ci sarebbe da assolutamente. Tra l'altro, proprio Erika Gazzurelli, le volevo chiedere, visto che si è parlato della Castiglione del futuro, parliamo anche dell'affido dei minori. So che è un tema che a lei ha a cuore, no? I minori. È un tema che mi sta molto a cuore, perché ogni giorno c'è una segnalazione, o comunque spesso e volentieri capita di avere da parte dei tribunali delle segnalazioni, quindi di tutela. Cosa vuol dire? Che il minore in questione deve essere tutelato e quindi affidato a famiglie, oppure purtroppo messo in comunità per il suo bene. Ovvio che la comunità è
al di là del fatto di essere molto onerosa e non sempre vicina al nostro comune, il problema è che sicuramente una famiglia di affido è la soluzione migliore per il minore, perché non è come stare in comunità, quindi avere una famiglia che ti supporta, ti sostiene e ti cura, e insomma non è la stessa cosa. Quindi svilupperemo sicuramente, verrà puntato molto sul sistema affido, con nuovi progetti, nuova sensibilizzazione verso le famiglie per far capire cosa è l'affido, cosa rappresenta, che risorsa può essere per tutta la comunità. È una cosa molto importante e delicata, che bisogna per forza mettere in atto e studiare come studio di fattibilità e come sviluppo ulteriore. Ci sono già delle famiglie affidatarie sul territorio che ringrazio, perché veramente sono persone speciali, quelle che aiutano appunto i nostri giovani. A fianco a quello, ovviamente, un'attenzione agli anziani. Quindi esatto, ci sarà primavera ed estate, parliamo così. Ci sarà lo studio appunto per l'implementazione di un centro diurno integrato per gli anziani con la RSA del territorio, in modo tale da evitare, che ci sono in altri paesi vicini, ma in modo tale da evitare la necessità di spostarsi su altri paesi, per dare supporto ai nostri anziani e alle famiglie che hanno appunto anche anziani all'interno. Quindi una cosa importantissima. Oltre a questo, progetti sugli anziani, si pensava anche a uno sportello. Spesso e volentieri l'anziano trova difficoltà con le nuove tecnologie, quindi creare uno sportello che sia di sostegno all'anziano, che lo aiuti per pratiche o altro, lo troviamo fondamentale. Assolutamente, le leggo un paio di messaggi prima di andare in pausa. Assessore Gazzurelli, vorrei farle notare che davanti alla Caritas c'è chi va a prendere i vestiti come bisognosi, ci sono persone che hanno auto nuove tipo Mercedes, Golf, eccetera, e poi vengono anche a prendere i buoni pasti in comune. E poi un altro ancora: Erika, quando stanzi dei soldi per i bisognosi, ricordati dei castiglionesi che ne hanno bisogno. Quindi sono due. Sì. Allora, per quanto riguarda la Caritas, non vorrei si confondessero magari le persone che spesso e volentieri aiutano Caritas nella distribuzione dei prodotti, quindi magari vanno a prendere effettivamente i vestiti o i buoni pasti, i pacchi alimentari, per poi distribuirle alle persone che ci sono sul territorio. E i fondi esistono appunto dei fondi, esiste lo spazio di comunità dove vengono accolte le persone, le richieste, il tutto gestito insieme in collaborazione tra le associazioni e i servizi sociali. Quindi benissimo, allora ci fermiamo un attimino con il vice sindaco di Castiglione, l'onorevole Andrea Dara, e con l'assessore del comune Castiglione Erika Gazzurelli. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte, arriviamo. Seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, spazio autogestito a pagamento, con il vice sindaco di Castiglione delle Stiviere, l'onorevole Andrea Dara, e con l'assessore del comune di Castiglione delle Stiviere, Erika Gazzurelli. Allora, dunque, stavamo dicendo appunto, per quanto riguarda, stavamo parlando con Erika Gazzurelli, parliamo anche di parchi inclusivi, giusto? Sì, nel prossimo programma, nel programma che abbiamo presentato, ci sarà un'implementazione ulteriore dei parchi inclusivi su Castiglione, perché riteniamo fondamentale l'inclusione e lo sviluppo degli stessi, così come le piste ciclabili, insomma una Castiglione da vivere e a misura d'uomo, così come l'abbattimento delle barriere architettoniche, è fondamentale, è importantissimo per noi. All'interno appunto della Castiglione a misura d'uomo, quindi ci sarà anche un incremento di progettazioni con le associazioni di volontariato, perché cercheremo con le stesse di sviluppare un senso civico e di portare progetti che facciano il bene comune del paese, quindi che portino a un bene comune, a una progettazione appunto di questo tipo. E le associazioni di volontariato in Castiglione sono veramente tante, molto disponibili, e non mi finirò mai di ringraziarle. Benissimo, per cui giustamente anche questo. Parlando anche con il vice sindaco Andrea Dara, so che lei ha anche una particolare attenzione all'ambiente, giusto vice sindaco? Sì, assolutamente sì, è giusto ricordare
ne abbiamo già parlato più di una volta, della soluzione trovata finalmente alla ex cava Pirossina. Come ben sapete, da oltre 25 anni la proprietà ha sempre insistito per attivare una discarica all'interno di quest'area. L'amministrazione Volpi e il sottoscritto, che è la delega all'ambiente, è ben contento che finalmente questa partita si sia chiusa con un esproprio dell'area, e dove ci vedremo protagonisti, sempre che i nostri concittadini il 12 di giugno ci daranno ancora il mandato di chiudere definitivamente con un progetto di recupero dal punto di vista ambientale della stessa area. Ci stiamo impegnando, e nel programma lo abbiamo scritto e definito, di creare una fondazione per recuperare Cascina Valle. Voi, come ben sapete, quell'area è un'area inserita nel sito di interesse comunitario. È intenzione dell'amministrazione Volpi di trovare una soluzione anche per tenere sorvegliata quell'area e per creare all'interno comunque un qualcosa che possa essere utile per il territorio, e quindi l'impegno da questo punto di vista è concreto, e sono fiducioso, insomma, che questo risultato possa arrivare nel breve periodo, sempre che naturalmente i cittadini ci daranno fiducia il 12 giugno, che è l'unico giorno, voglio ricordare, a differenza del passato, il quale si potrà votare. Il 12 giugno si voterà, sì, per il referendum sulla giustizia e anche per l'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Allora, se avete da aggiungere, i microfoni ce li avete aperti, quindi quando vi viene in mente voi interrompetemi. Vi leggo i messaggi. Uno dice: Dara, sarei sempre vice sindaco? Questo non lo so, questo come per me e come per la Erika Gazzurelli e come penso per tutti gli altri candidati della Lega o comunque anche degli altri schieramenti, questo lo decideranno i cittadini il giorno delle elezioni, dando la preferenza a uno piuttosto che l'altro. Assessore Gazzurelli, i servizi sociali sono gestiti bene, grazie per il suo impegno. Dice un altro messaggio ancora, quindi ringrazio anche gli uffici e tutte le persone che operano nel sociale. Una proposta, Gazzurelli, buongiorno, perché non facciamo un corso ai giovani per far fare le guide turistiche? Lei ha anche le politiche giovanili, mi pare, no? Giusto? Io sì, le ho avute, è una bella idea. So che c'era stato qualcosa col FAI, quando per le giornate di primavera il FAI aveva organizzato le guide turistiche insieme agli studenti, è una bella idea. Poi, è andata bene, è una bella idea. Andrea, non dimenticarti il parcheggio dei camion in zona industriale? Sì, è una delle tante cose che abbiamo scritto nel programma elettorale, ma che diventa difficile in 25 minuti di trasmissione poterlo elencare tutto. Diciamo che vogliamo riorganizzare un po'. Voglio ricordare che in zona industriale abbiamo sistemato il 70% delle strade, manca ancora il 30%, e ci impegniamo nel prossimo mandato nel sistemarle, e nello stesso tempo dobbiamo trovare una soluzione per rendere la vita, diciamo, un po' più dignitosa anche per quei autisti che nel weekend soprattutto stazionano in zona industriale, quindi l'impegno c'è. Poi, le associazioni hanno bisogno di una sede, ma con almeno una stanza dedicata per poter tenere le proprie cose. Questa è una richiesta. Sì, ci sono bandi apposta per le associazioni e verranno sviluppati anche altri siti. Si pensava a Palazzo Zappaglia o Piazza Dall'Osso. Sì, oltretutto a Palazzo Zappaglia abbiamo partecipato a un bando dove abbiamo ricevuto un contributo di 5 milioni di euro per la ristrutturazione dello stesso. Quindi sarà un luogo adatto anche, certo, per le associazioni. Poi, Dara, continuerete ad aiutare le piccole aziende? Ma noi, diciamo, siamo stati vicini alle aziende in questi anni, piccole, medie, grandi. Voglio ricordare alle stesse che c'è, come ho detto prima, una variante generale del PGT, e quindi chiunque voglia portare suggerimenti anche per eventuali ampliamenti nella zona industriale, l'ufficio è sempre aperto. Diciamo che in questi anni abbiamo sempre collaborato bene per mantenere
determinare i tempi di attesa per eventuali permessi di costruire, perché sappiamo benissimo che gli imprenditori hanno bisogno di certezze. Insomma, su questo penso di essermi comportato, in quanto ero assessore alle attività produttive e all'urbanistica, in modo corretto e aver determinato e rispettato soprattutto i tempi. Un po' meno lo siamo stati magari nell'ultimo periodo, perché con il bonus 110, bonus energetici, le pratiche sono veramente tante. Voglio ricordare che nel 2021 erano 1000 le pratiche annue, nel 2020 erano 1000 le pratiche annue, oggi siamo passati quasi a 2000, questo qui è il dato 2021, quindi raddoppiato con lo stesso personale che avevamo prima nell'area urbanistica edilizia privata. Certo, vorrei rimarcare, dice un altro messaggio, che se vogliamo puntare sul turismo abbiamo bisogno di guide turistiche, dice un messaggio, ben preparate, per favore prendete a cuore la cosa. Quindi appunto torniamo. Ce lo appuntiamo questo, sì. Allora, se sarà obbligatoria la quarta dose di vaccino, rifarete l'hub eventualmente? Ci avete già pensato? Dipende da ATS. Esatto. Allora, Gazzura, le guide turistiche vuol dire, dice un messaggio, portare turismo. Va bene. Assolutamente sì. Va bene. Di qualità. Va bene. Cioè, se qualcuno vuol fare la guida turistica. Allora, fate bene ad accorpare. Fate bene ad accorpare più assessori, perché almeno una persona fa tutto, dice Giuliano. Queste sono scelte politiche. Adesso arriviamo al giorno delle elezioni. Io invito i cittadini il 12 di giugno ad andare a votare. Io voglio ricordare, insomma, in quanto esponente della Lega in questa maggioranza, voglio ricordare la Lega è stata in questo Consiglio Comunale la forza di maggioranza relativa. Io e Erika, e per un certo periodo anche Matteo Giannizza, che ha ricoperto il ruolo di assessore, insomma, abbiamo cercato di portare avanti quanto avevamo promesso. Più che altro, io uso il termine, ci eravamo impegnati su un determinato progetto, eravamo stati votati per quello. Io credo che i risultati si siano visti in questi 5 anni, quindi invito ad andare a votare il 12 di giugno. Aggiungo, qui se me lo consentite, domenica 5 giugno alle ore 20, per chi volesse prenotarsi, può trovare sulla mia pagina Facebook, o comunque adesso do delle informazioni in radio. Avremo una cena proprio con tutti i candidati al Consiglio Comunale, i 16 candidati della Lega, con la presenza del sindaco Enrico Volpi, con la presenza anche del segretario federale della Lega Matteo Salvini, domenica 5 giugno alle ore 20 presso il ristorante pizzeria La Capanna, Castiglione delle Stiviere. Per eventuali prenotazioni vi posso dare anche il numero, che è 334 911 86 72. Comunque lo potete trovare anche sulla mia pagina Facebook, quindi chi volesse partecipare è ben invitato. Con questo numero avrete tutte le informazioni del caso. Poi vi associo. Allora, uno dice, non fate accorpamenti di assessori perché non si fa più niente. Voglio salutare anche il grande Andrea e Forza Milan, ciao. Avrà festeggiato sicuramente. Poi ci sono anche altri messaggi. Claudio, per esempio, fa i complimenti ad Ara per i lavori di riqualificazione a piscina comunale, della rotatoria, della Tamoil, come tutti sanno, eseguiti esclusivamente dal suo assessorato. Poi volevo fare complimenti anche al sindaco per la proposta del programma elettorale di unificare gli assessorati, edilizia privata, eccetera, eccetera, facilitando così i rapporti con i dipendenti, tanto per intenderci. Poi, ancora, sono veramente tantissimo, volevo fare i complimenti all'onorevole vice sindaco Dara per aver eseguito lavori ben fatti a rotatoria e per la piscina comunale, grazie, dice Alessandro. Poi ancora, volevo complimentarmi con l'assessore Gazzurelli per il grande impegno profuso in questi anni e volevo chiedere quali altri interventi potranno essere avviati nel campo dell'affido, dove molto è stato fatto, dell'assistenza agli anziani, dice Fiorenza, per esempio. Sì, assolutamente, quelli che ho riportato prima. Ci impegneremo tantissimo su questi progetti appunto di affido e con progetti dedicati agli anziani per far sapere di far implementare di più questo valore, il valore degli anziani verso la nostra comunità.
Allora, dunque ci sono altri ringraziamenti sia a Dara che a Gazzurelli appunto per varie cose, per appunto quanto è stato fatto ancora. Poi i lavori non li ha fatti Dara ma l'assessore Falcone, dice vabbè. Gazzurelli Castiglione aderisce ai nidi gratis, chiede Mariella. Sì. Sì. Poi ancora, ciao Andrea, Dara, buongiorno, sono Barbara, abito in via Bertesetti dove ci sono due piante di gessi, che penso siano gelsi forse, che hanno fatto, dove hanno fatto le villette nuove, ma la strada è rotta, vabbè, che devi metterla a posto. Vabbè. Sì, il piano asfaltature non è terminato, nel senso che abbiamo in progetto anche su settembre, penso che ci siano a bilancio circa 400.000 euro. Insomma, adesso faremo una ricognizione subito dopo le elezioni, perché non è neanche giusto dal punto di vista istituzionale diciamo stanziare risorse su una nuova amministrazione che arriverà, io mi auguro che sia ancora questa, quindi subito dopo le elezioni prenderemo in mano il nuovo piano asfaltature. Sì. Benissimo, poi ancora per quanto riguarda i messaggi, Dara ti voto ancora perché quello che dici lo fai, bravo. Poi ancora Dara, fate il palazzetto dello sport anche, dicono. C'è in progetto anche quello, diciamo che su quest'opera stiamo lavorando per intercettare anche fondi nazionali piuttosto che regionali, ma mi limito qui perché diciamo il percorso non è ancora iniziato, certo. Però ci impegniamo come ci eravamo impegnati 5 anni fa nel rispettare quanto promesso o in campagna elettorale. Benissimo. Non dico di più perché a noi piace, certo. A me, Erika e i consiglieri della Lega piace dare le risposte, una volta che sono date si fa sempre bella figura. Annunciare sempre le cose e poi non farle non porta mai bene, quindi l'impegno c'è. Poi sono fiducioso che Castiglione avrà degli ottimi risultati in futuro, sempre che i cittadini ci diano la fiducia nel farlo. Benissimo, allora parlano anche di area valle eccetera eccetera. Allora siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Andrea Dara, l'onorevole Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione, grazie vice sindaco. Grazie a voi. E poi grazie ad Erika Gazzurelli, assessore del comune Castiglione. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.